Allora, il primo esempio di rigenerazione urbana nell'area di San Siro, su quello che era una porzione del cosiddetto extrotto. I lavori in questo caso sono cominciati praticamente a fine agosto e contiamo di finirli con la fine del 25. Sono circa 30.000 metri quadri, direi equamente suddivisi come superficie tra la parte di edilizia libera e in vendita frazionata e la parte di edilizia convenzionata in locazione. Sono circa 118 appartamenti nella parte libera e 142 nella parte convenzionata, ma soprattutto conta il fatto che alla fine come superfici sono due, diciamo, prodotti equivalenti come volumi. Il progetto si articola in tre edifici, una parte di edilizia convenzionata che si sviluppa largamente su via Capecelato e Piazza Axum e invece lungo via dei Rospigliosi c'è un edificio più basso di edilizia libera in vendita e una torre di 22 piani, sempre di edilizia libera in vendita. Classe A energetica, massimi standard di sostenibilità, e cerchiamo di rendere, come dire, più bella e insomma, in qualche modo più sostenibile quello che alla fine era un'area negletta, in disuso, abbandonata da qualche decennio e quindi non più, come dire, disponibile alla cittadinanza. È un po' quello che secondo me deve essere la rigenerazione urbana, non guardare solo al proprio al perimetro, guardare all'intorno, dare qualcosa ai quartieri, dare qualcosa alla città. Questo intervento non solo fa questo, ma realizza anche più di 140 appartamenti in affitto di alloggio sociale, altra cosa di straordinaria importanza per il momento, diciamo, che tutti conosciamo, l'incremento dei valori e quindi qui ci saranno appartamenti invece anche accessibili.